Oggi ci avventureremo alla scoperta di un luogo carico di storia e mistero. La villa chiamata Villa delle Due Sorelle. Un edificio che, nonostante il silenzio che ora lo avvolge, custodisce ancora racconti di una vita che non c'è più, ma che continua a vivere nei suoi angoli più bui e nelle stanze vuote. La storia di questa villa non è solo quella di una residenza, ma di due sorelle che vivissero gran parte della loro esistenza, dopo averla ereditata dal loro padre, un ricco uomo d'affari che, durante la sua vita, riuscì a costruire una fortuna e che le sue figlie avrebbero poi custodito e vissuto. La villa, infatti, divenne il cuore della loro esistenza, un rifugio di famiglia che le accomunò fino alla fine. Le due sorelle erano profondamente diverse tra loro, eppure legate in modo indissolubile dal legame che avevano con la villa e le rispettive passioni. Una di loro era insegnante in una scuola del paese e aveva una vera ossessione per le bambole che collezionava in grandi quantità. La casa era piena di quelle figure, ognuna con una storia, ognuna con una posa particolare. Come se in un certo senso ogni bambola fosse una parte di lei. L'altra sorella invece era un amante della natura e del giardinaggio. Il grande parco che circondava la villa era il suo regno, un angolo di verde dove passava gran parte del suo tempo. Non stupisce quindi che nella proprietà sia stata costruita una grande serra, dove coltivava piante esotiche e rare, creando un angolo di bellezza naturale che contrastava con l'oscurità che si respirava nelle stanze all'interno. Nel corso degli anni le due sorelle rimasero a vivere nella villa, legate sia dal luogo che dalla loro solitudine. Quando il padre morì, il destino di quella villa passò interamente nelle loro mani. La loro vita proseguì, apparentemente tranquilla, fino a quando il tempo e le circostanze non iniziarono a cambiare. La villa si trasformò, ma non in meglio. Con il passare degli anni la solitudine aumentò e il destino delle due sorelle divenne inevitabile, fino al momento in cui la villa non divenne più un rifugio, ma un simbolo di declino. Nel 2012 iniziò un lungo processo di ristrutturazione che avrebbe dovuto ridare vita all'edificio e ripristinarne la grandezza. Tuttavia i lavori si fermarono nel 2017 quando l'impresa che li stava eseguendo fallì. Lasciando la villa in uno stato di abbandono. Le stanze, un tempo piene di vita e di passione, rimasero vuote e il parco divenne selvaggio e incolto. Eppure oggi la villa delle due sorelle non è solo un luogo abbandonato. È anche un simbolo di quel tempo che passa, che, in qualche modo, si porta via tutto. Le bambole che una volta popolavano la casa sono ora solo ricordi di un'epoca lontana. Le piante della serra lasciate a se stesse sono l'ombra di ciò che un tempo erano. Devo ammettere che questa esplorazione è stata davvero suggestiva e carica di un'inquietante solitudine. Ogni passo che compivo tra quelle stanze, ogni crepa sui muri, ogni finestra coperta dalla polvere sembrava raccontare storie di un passato lontano, di vite che si sono ormai spente. Ma più mi addentravo nell'edificio, più avvertivo una sensazione strana. Nonostante il deserto che regnava in quel luogo, sembrava che qualcosa delle sorelle fosse rimasto. Le
bambole, le piante morte, le stanze desolate, tutto custodiva come un'ombra la loro assenza. Come se la loro vita, seppur finita, non avesse mai smesso di fluttuare nell'aria. Oggi la villa è un luogo di silenzio e riflessione, dove il passato si intreccia con la memoria di due donne che, in modo diverso, cercavano qualcosa che solo questo posto poteva dare loro. Ma quel che resta ora tra le sue mura in rovina è solo un altro capitolo di una storia che forse non avrà mai una fine definita.